Live Social. Live Social Radio News 24 con Matteo Di Lillo. Amici ascoltatori, ci spostiamo a Padova, in Veneto, per andare a conoscere meglio una realtà, insomma, di un mondo che un po' ci manca a tutti, ma che prima o poi tornerà sicuramente ai suoi splendori, perché appunto tutti quanti siamo innamorati di cocktail o comunque lounge bar. Do quindi il benvenuto al responsabile della scuola barman e flyer tender di Padova, Francesco Mortai. Ben trovato, Francesco. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora Francesco, ho detto bene, flyer tender? Sì, è scritto così e si pronuncia anche così, sì. Benissimo, flyer, che tender. Cosa significa allora flyer tender per i nostri ascoltatori? Ma allora, è l'assieme di due parole, flair, che è il freestyle, tender che va da bartender, quindi sarebbe l'assieme di due parole. E flyer tender è, insomma, dovrebbe racchiudere quello che è la figura del nostro bartender di oggi. Quindi, come dire, sì, saper fare i cocktail, ma in un certo senso metterci questo freestyle, quindi un po' anche della propria improvvisazione, della propria arte. Allora, oggi mi viene a dire che oggi, al di là del freestyle, che sicuramente è o flair, come si vuole chiamare, sicuramente è un ingrediente molto interessante per quanto riguarda il lavoro. Oggi credo che il lavoro del barman sia sempre più vicino a un'esperienza, un po' come la cucina, se vogliamo, no? Quindi sì. I grandi ristoranti stellati oggi propongono delle esperienze culinarie, oltre che chiaramente all'arredamento, al servizio e quant'altro. Certo. Quindi il lavoro del bartender oggi è un po', anzi senza un po', è direi vicino molto a quello della ristorazione, quindi una grande esperienza vissuta all'interno del banco attraverso la preparazione di ottimi drink. Ottimo, assolutamente, ma insomma non sei solo un barman, perché in un certo senso hai aperto anche una scuola addirittura? Sì, allora, questa cosa dura da 20 anni. Nasce ovviamente da una passione fortissima per quanto riguarda il mondo del bar. Io vengo da una storia di famiglia di proprietari di locali, quindi non so se per fortuna o per sfortuna, sono nato in mezzo a tutto questo e inevitabilmente poi crescendoci dentro ne fai un po' il tuo lavoro, la tua passione, fino a che nel 2000 ho conosciuto quelli che sono stati i miei soci per un percorso molto lungo lavorativo, fino ad arrivare oggi, dove chiaramente flyer tender è un'azienda ormai consolidata da 20 anni, che ha tutta una serie di sia prodotti sia corsi di formazione a 360 gradi, un po' per tutto il mondo food and beverage, non solamente beverage. Certo, e insomma quanto tempo ci vuole più o meno per imparare a padroneggiare quest'art? Questa domanda me la fanno tutti. Certo, e io rispondo sempre nello stesso identico modo, dipende da quanto uno è curioso. Fino a scuola, no? Ci insegnano, abbiamo dei docenti più bravi, meno bravi, insomma dipende molto dalla curiosità che ognuno di noi ha al suo interno. Vedo ragazzi e ragazze che in pochissimo tempo riescono a distinguersi tra tanti altri, come vedo ragazzi e ragazzi che magari hanno bisogno un po' più di tempo, un po' più di nozionistica piuttosto che di parte pratica. La cosa molto bella è che ognuno può fare questo lavoro in un modo o nell'altro, quindi certo, nulla di particolarmente difficile, basta essere molto molto curiosi e molto molto appassionati. Questi sono gli ingredienti di questo cocktail, ecco, mettiamola così. Poi ecco, a parte la parte proprio di come dire, di studio e tecnica, tanto lo farà anche la propria inventiva, la propria creatività nel lavoro. Ma allora, come tutti i lavori manuali, gioca molto il fattore testa e gioca molto il fattore anche chiaramente mani. È chiaro che il tutto deve essere ben condito da una parte sicuramente teorica che porta anche a una conoscenza un pochettino più alta rispetto agli altri, e poi chiaramente la parte manuale si dà molto dalla pratica. Certo. Quindi l'assieme di queste due cose porta alla fine il bartender ad avere un livello sicuramente superiore. Allora, ultima domanda che vorrei farti, Francesco, è se ci sono dei canali social o un sito web che vuoi lasciare per i nostri ascoltatori qualora avessero desiderio di contattarti. Sicuramente sì. Allora, siamo chiaramente su Facebook, quindi Flyer Tender Padova Scuola Barman. Siamo su Instagram, Flyer Tender Padova, anche in questo caso, e c'è il sito che è www.flyertender.it, dove chiunque può trovare tutti i nostri percorsi formativi, con sia la parte pratica sia la parte teorica, il calendario corsi, gli orari, e cosa molto interessante,
anche la sezione dedicata agli annunci di lavoro, dove mettiamo alla portata di tutti il nome del locale, la mansione che viene richiesta, l'opportunità lavorativa che c'è e chiaramente il numero di riferimento per chi volesse telefonare a questo locale per chiedere informazioni. Quindi è aperto a chiunque. Benissimo, allora grazie mille a Francesco Mortai per la sua storia con la sua scuola di barman. Mi raccomando, andate a mettere mi piace sulle sue pagine e perché no, magari è arrivato il momento di appassionarsi a questo mondo. Grazie Francesco, ti saluto. Grazie a voi, grazie a te, ciao. Altre interviste sulla nostra pagina Facebook Live Social Radio, Matteo Di Lillo, Radio News 24. Live Social.